Allora, La città che parla è un progetto che unisce l'innovazione e la tradizione di Castello. Un progetto a cui noi ci teniamo molto, che lavoriamo da 4 anni, purtroppo gli eventi calamitosi che in questi anni sono accaduti ci hanno fatto rallentare, però siamo contenti oggi di presentarlo. E sostanzialmente attraverso questo software, con la scansione del QR code con qualsiasi smartphone, si accede ad una piattaforma dove si scopre tutto il mondo di Castelli. Quindi noi praticamente musealizziamo un po' il borgo di Castelli, perché ci saranno 6 targhe nei principali attrattori turistici, quindi la celeberrima chiesa di San Donato, il museo, il liceo, la chiesa di San Rocco, la chiesa di San Giovanni Battista, e su ogni attrattore si aprirà sia la descrizione in lingua italiana e inglese del sito, ma in generale tutto quello che è Castelli, quindi la storia della ceramica, il piatto tipico, gli itinerari del CAI, quindi proprio attraverso, diciamo, questo smartphone si potrà avere tutto quello che è il mondo di Castelli, portando poi dietro con sé il QR code, perché quello, fatta la scansione, poi rimane la memoria sul cellulare, comunque qualcosa che il visitatore si porta via. Quando sarà possibile scaricarla? Allora, noi già questo fine settimana posizioneremo queste targhe, sono delle targhe in ceramica che sono state realizzate dall'Associazione dei Ceramisti di Castelli, che ringrazio, quindi già da questo fine settimana sarà possibile scaricare questo applicativo.